imparare i nuovi mestieri. Prima di sentire il vicepresidente Brugnoli, andiamo all'Accademia, all'Università. Abbiamo aperto con il ministro dell'Università, abbiamo sentito il ministro dell'Istruzione Azzolina. La prima cosa che le voglio chiedere è questa, che so che lei è un grande stimatore di Alessandro Manzoni, e citava nelle conversazioni che abbiamo avuto prima di questo incontro un episodio straordinario, cioè alla fine dei Promessi Sposi Renzo Tramaglino, dopo averne conquistato la sua bella Lucia Mondella, si accorge di che cosa? Si accorge dell'importanza delle competenze. Assolutamente, sì. No, io lo inserirei in un quadro più ampio, cioè la modernità ha alla base l'innovazione tecnologica, l'innovazione tecnologica che parte con la rivoluzione scientifica di Newton e di Galileo, no? Ma insieme e combinata, e questo è il punto importante, con l'atteggiamento culturale giusto, cioè un atteggiamento che fa partire l'idea di un cambiamento che possa essere trasformato in miglioramento. Ecco, questo passaggio chiave della modernità che usa la tecnologia all'interno di un processo di cambiamento con l'impegno a trasformarlo in miglioramento, lo troviamo proprio nelle conclusioni dei Promessi Sposi, che avvengono dopo una grande epidemia, la peste, che vedono Renzo che non riesce a sposarsi, a realizzare i suoi progetti di vita, quindi grandi disuguaglianze, grandi angherie subite, e poi lieto fine tutto sommato, ma un lieto fine che lascia un messaggio, e lì è il messaggio principale, cioè quello che lui ha capito che deve lasciare ai figli è che imparino a leggere e a scrivere. Stupendo. Perché fa capire che il miglioramento avviene attraverso l'impegnarsi al fatto che le nuove generazioni possano vivere in un mondo migliore, ma dotati con strumenti all'altezza dei propri tempi. E quindi qui c'è la questione di oggi, cioè quell'imparare a leggere e scrivere, che cosa vuol dire oggi? Cioè, quali sono le competenze di cui abbiamo bisogno in maniera analoga per fare quel salto di qualità che ha consentito alla modernità di portarci a come viviamo oggi? Le ho offerto questo gancio perché in realtà era talmente suggestiva la rilettura dei Promessi Sposi nella chiave attuale, perché dentro, come lei evocava prima, ci sono tutti gli elementi. C'è la peste, c'è la necessità di sapere e di non essere in qualche modo fottuti dall'avvocato Azzeccagarbugli. Esatto. Il latinorum che può essere utilizzato. E quindi avere quella capacità di decifrare il contesto nel quale si vive. Io ho anche una risposta di quella deve Prego, essere. La dia subito, certo, così no, poi sentiamo. La risposta più scontata che si potrebbe dire sono le competenze digitali. No, cioè è la cosa che verrebbe più immediata. Così passiamo il ping pong con Brugnoli. Le competenze digitali sono importanti, però c'è qualcosa secondo me ancora più importante delle competenze digitali, che è quello che dà il titolo a questa sessione, cioè l'imparare a imparare, perché l'imparare a imparare ti consente anche di utilizzare meglio le competenze digitali e ti consente di affrontare meglio un mondo che cambia continuamente e che diventa sempre più complesso e quindi in cui devi rimettere in discussione, perché in un mondo che cambia continuamente le mappe di lettura della realtà che ti vengono consegnate dalle generazioni precedenti diventano velocemente obsolete e quindi tu hai bisogno di aggiustare i punti di riferimento, ma di farlo anche in corso d'opera, e per farlo tu hai bisogno di imparare e di metterti, come dire, in discussione con la realtà, quindi di capire la realtà nella sua complessità, di metterti in gioco come protagonista positivo all'interno di questa realtà e poi di poter tornare a imparare per procedere e progredire meglio e realizzare ancora meglio quello che fai. Questo però è importante in questo momento storico in cui la complessità ha questo livello e questo cambiamento continuo. È importante in questo momento storico perché siamo davanti anche a cambiamenti di paradigma e di scenario e quindi richiedono proprio di fare in maniera diversa da prima, e quindi vuol dire che bisogna reinventarsi un modo nuovo. Ed è importante in Italia, per due motivi. Uno, perché siamo un paese in cui si vive sempre più a lungo, noi parliamo di invecchiamento della popolazione. Aspetti, questi dati lo tenga qui così lo mettiamo per dopo questo. Ma imparare vuol dire mettere le premesse di una lunga vita attiva, e poi possiamo parlarne, dire metterle già da giovani, e questo è molto coerente con quello con cui stiamo discutendo. Infatti oggi volevo poi usare in questo secondo rapidissimo giro le sue competenze di demografo esattamente per capire questo, quindi la trasformazione della società. Però al vicepresidente Brugnoli voglio chiedere questo: abbiamo sentito la relazione del presidente, il ministro
il ministro dell'istruzione, il ministro dell'università. È soddisfatto quello che ha sentito? Cioè, le sembra che siamo sulla strada giusta, Brugnoli? Allora, io ringrazio innanzitutto Riccardo per aver messo al centro del convegno l'education, che purtroppo dico sempre che non sposta folle oceaniche, ma garantisce il futuro del paese. Ascoltando i due ministri, mi reputo soddisfatto perché hanno evidenziato sostanzialmente... Quella strada è quella che voi chiedete. La strada è quella, ovvero competenze digitali, valorizzazione degli ITS, valorizzazione delle lauree STEM, che purtroppo sono quelle più ricercate delle imprese, e Andrea Pontremoli è proprio un fautore di quella derivata, e ha fatto emergere anche purtroppo la carenza di visione che per troppo tempo ha avuto il nostro paese sull'education. Noi stiamo cercando di spostare, come durante l'assemblea del presidente Bonomi, l'arco temporale al 2030-2050. Ecco, noi vorremmo avere una visione pluriennale sull'education, perché, come diceva anche il professore poc'anzi, adesso si sta iniziando a seminare dei germogli che andranno a maturazione nei prossimi decenni. L'educazione e l'istruzione non ha un colore politico tendenzialmente, perché garantisce le generazioni future. Qui invece si è sempre fatto che ogni ministro ha voluto fare la riforma che portava il proprio nome, perdendo un attimino di vista dove stava andando il paese. Aggiungo una cosa rispetto a quello che diceva il professore: la violenza dei cambiamenti. Cioè, il ministro Manfredi diceva che è vero la digitalizzazione, per la tua provocazione era qual è la parola del futuro, e lui ha detto la digitalizzazione. Però la digitalizzazione, poi dopo lui ha detto attenzione, facciamo rimparare i mestieri vecchi con un occhio diverso, perché io sono un tessitore, certo. L'occhio del tessitore, che è uno dei mestieri più antichi del mondo, però vanno visto con il 4.0, con una formazione 4.0, quindi con l'occhio di quello che verrà tra 10-15 anni. E il continuare a imparare ad imparare deve essere veramente il mantra dei nostri giovani, che devono costantemente informarsi e formarsi per un nuovo modello di lavoro che non sappiamo se sarà quello che stiamo vedendo adesso. Perciò una flessibilità costante, una flessibilità nell'insegnamento e una flessibilità per quando diventeranno dei lavoratori. Una chiosa per quanto riguarda quello che ha detto la ministra Azzolina sul tema della riapertura delle scuole. È sacrosanto che è stato un bene per i giovani e un bene per il paese averlo riaperto. Forse si è perso troppo tempo sulle modalità, e io infatti sul pagine del nostro giornale avevo detto, ma noi certo, come aziende abbiamo stilato un protocollo, bastava adottare a quello, tanto le scuole sono come le imprese, siano esse piccole, grandi o medie, modalità di ingresso, modalità... Si è perso tempo, le dice, cioè come l'abbiamo fatto noi nelle tempo imprese... E ci siamo focalizzati su quanti banchi, quanti gel, quante mascherine, lì c'era un protocollo che ha funzionato per le imprese, bisognava adottarlo sul tema scuole. Una cosa che non ha detto la ministra, che ci tengo a sottolineare, è vero, i docenti hanno fatto un grandissimo sforzo per chiudere l'anno in maniera digitale, con la didattica a distanza, però tra la chiusura e la riapertura si poteva fare un upgrade digitale come competenza digitale proprio dei professori, perché potrebbero essere invece in questo momento chiamate a fare una modalità mista, parte in presenza e parte certo. Ma in quel frangente, durante le vacanze estive, che sono state vacanze estive un pochettino anomale diverse rispetto alle classiche, si poteva dare loro la possibilità di un upgrade digitale, in maniera tale che prossima settimana, tra 15 giorni, non sappiamo se il tema governatore De Luca piuttosto che altri governatori possano intraprendere quella strada, uno si sentiva riqualificato
sotto l'aspetto digitale, perché lei, tu, mi insegni che i ragazzi sono digitalmente molto avanti e quindi se sanno che il professore è digitalmente un passettino indietro potrebbero, diciamo, trovare delle scappatoie. Allora sfruttiamo anche questa tematica per aumentare le qualifiche digitali, perché l'OCSE dice che il 75% dei nostri docenti non ha le digital skills necessarie per un insegnamento a distanza. Quindi cerchiamo anche in questo frangente di usiamo quel tempo. Esattamente. Un flash, poi ritorno da Brugnoli, abbiamo soltanto 4 minuti e poi la ministra Pisano per concludere questa prima giornata dell'incontro. L'altro dato qui è il demografo che ci può molto aiutare. Il quadro è questo: abbiamo una popolazione sempre più anziana, meno giovani. E poi c'è una categoria che è stata anche citata nella relazione dal Presidente, di quelle persone che né studiano né lavorano, che diciamo nelle statistiche occupano un ruolo importante e come dire, sono un elemento da tenere in considerazione. A questi come si parla? Cioè la fotografia dell'Italia in che direzione va, quindi con sempre più anziani, pochi giovani e i famosi NEET, cioè quelli che né lavorano né studiano? Questo è uno dei punti nodali che dobbiamo sciogliere se vogliamo crescere. La dico in maniera chiara, con alcuni punti ben anche precisati. Cioè, la demografia è anche banale nel porre le sue questioni. È che su questa banalità, però, troppo spesso i politici nemmeno riescono a coglierla. Allora, noi sappiamo che gli attuali trentenni saranno i quarantenni alla fine di questo decennio. Ora, che cosa succede? Che questi trentenni sono pochi e quindi andranno a ridurre quelli che saranno i quarantenni al centro della vita attiva fra 10 anni. Non solo, se oltre ad essere di meno e andare a indebolire l'asse della vita attiva e produttiva del paese, hanno anche percorsi formativi e professionali deboli e non hanno le competenze giuste, non c'è nessuna possibilità di crescere. Perché avremo, cioè, se noi ci confrontiamo con gli altri paesi, abbiamo meno under 35. Questi under 35, quando si troveranno al centro della vita attiva, avranno un debito pubblico molto più elevato rispetto ai coetanei degli altri paesi, e sono di meno e avranno un peso di popolazione anziana molto maggiore rispetto agli altri paesi. Se a questo aggiungiamo anche percorsi formativi e professionali deboli, perché noi abbiamo il record di NEET, non c'è. E questa però è la situazione attuale. Noi abbiamo il record di NEET anche tra i 30 e i 34 anni, sono il 29% dei giovani in condizione di NEET tra i 30 e i 34 anni, e in più adesso avremo gli effetti e l'impatto della pandemia. Allora, questa è una questione che dobbiamo porci, cioè come riqualificare. Non possiamo pensare che questi trentenni che sono in questa condizione inattiva, che attualmente dipendono passivamente dalle risorse della famiglia d'origine, possiamo semplicemente, attraverso il reddito di cittadinanza, passarli passivamente a dipendere dallo Stato. Cioè, dobbiamo riattivarli. Flash di Brugnoli in chiusura, esattamente su questo che poi il professore ce l'ha riportato. Le politiche che finora sono state immaginate per questo tipo di figure è esattamente quello del reddito di cittadinanza, no? Cioè persone che vengono messe comunque nella condizione di avere qualcosa, ma che poi alla fine non cercano lavoro e non lo trovano. Questo è uno dei punti deboli del sistema? Potrebbe diventare poi un dramma sociale, perché se in questa condizione di pandemia, come ha citato anche la ministra, ci può essere un abbandono scolastico, diciamo, importante, il rischio che bassa scolarizzazione, reddito di cittadinanza da una parte, uno si accomoda, rischia di entrare in una zona grigia della società che non possiamo permetterci. Io credo che dobbiamo intercettare questi fabbisogni. Le imprese in questo momento non stanno trovando le figure qualificate e altamente qualificate per mettere all'interno delle proprie imprese. È un paradosso, ci sono 2,5 milioni di NEET, c'è il 31% di disoccupazione giovanile e le imprese non riescono a trovare i tecnici specializzati o laureati specializzati. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato nel dialogo. Sfruttiamo le imprese con i propri dati, le proprie conoscenze, facciamo fare più alternanza e non meno alternanza, in maniera tale che i ragazzi che entrano in un'azienda percepiscono il cambiamento, percepiscono l'innovazione, percepiscono come sta
evolvendo il mondo imprenditoriale con una velocità incredibile e si appassionano non tanto a rimanere accomodato su un divano, ma a trovare una propria propensione e sfida per il proprio futuro all'interno delle nostre imprese, specializzandosi sempre di più per far bene il proprio lavoro e il lavoro delle imprese. Ripeto, il fatto che noi non riusciamo a trovare figure altamente qualificate con dei dati di disoccupazione vuol dire che stiamo parlando di un dramma sociale. Allora non inneschiamo un'ulteriore miccia oppure togliamo questo detonatore in maniera tale che uno abbia una propensione a riprendere gli studi, continuare gli studi, quindi long large life learning, cioè continuare perennemente e costantemente a coltivare la propria cultura e a coltivare la propria voglia di intraprendere. Grazie Brugnoli, grazie Rosina.